The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi un episodio speciale per un'edizione speciale. Infatti vi presentiamo tutte le oggettistiche varie di Kaiba. Più megalomane di così non si può. Iniziamo subito col tappetino che ci farà da sfondo a questo video di Kaiba col maestoso drago bianco occhi blu. Questa è la confezione, si presenta così. Eccolo qui. Poi non possono mancare a corredo di questo fantastico playmat col logo di Yu-Gi-Oh! Ufficiale ovviamente. Eccolo qui, bellissimo. Dicevo, non possono mancare il deck box che contiene più di 100 carte nella busta protettiva e le buste protettive con Kaiba e il maestoso occhi blu che in realtà sarebbe la carta maestà con gli occhi di blu. Eccolo qui, bellissimi, ma sono qui a corredo dell'edizione speciale di Forza Estrema. Eccola qua, è arrivata, finalmente lo aspettavamo. Forza Estrema edizione speciale si compone di 3 bustine più 2 carte variant di 4. 2 sono un'anteprima della nuova espansione Fiamme della Distruzione che vedremo ad aprile. Con lo sneak peek l'ultima settimana di aprile e i primi di maggio l'uscita ufficiale nei negozi. Il box presenta 10 edizioni speciali. Andiamo subito a vedere cosa contengono. Ecco qua, questa è la carta promozionale e partiamo subito con un mostro giallo che è il Mech Cavaliere Avram ed è un 2000. Questo servirà per le strategie dei Mech Cavalieri unito a Cypher Lama Drago Occhi Galattici, e questo sono sicuro che avrà fatto sobbalzare dalla sedia parecchi di voi. Andiamo a leggere l'effetto, dato che in questo non c'è molto da dire se non guarda questo. Allora, intanto è un rango 9 e chiede 3 mostri di livello 9 per essere evocato. Attributo luce, tipo drago, 3200 di attacco, 2800 punti di difesa. Puoi anche evocare Xyz, questa carta, utilizzando un mostro Xyz Occhi Galattici di rango 8 che controlli come materiali. Quindi mi raccomando, occhio a Kaiba, eccolo qui. Trasferisci i suoi materiali su questa carta, beh, questo è ovvio, anche perché se un mostro si presenta già così, giustamente uno può anche dirmi sì, ma è impossibile da evocare, anche se ha un effetto strabiliante, non lo butterò mai giù in campo. Allora, poi, non può essere utilizzato come materiale per un'evocazione Xyz, quindi non genera, diciamo, un'altra evocazione di questo tipo. Una volta per turno puoi staccare un materiale da questa carta, puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno, distruggila, e male non fa. Se questa carta evocata Xyz che controlli viene distrutta in battaglia con un mostro attaccante all'avversario o distrutta dall'effetto di una carta del tuo avversario e mandata al tuo cimitero, puoi scegliere come bersaglio un Cypher Drago Occhi Galattici dal tuo cimitero, evocalo specialmente. Quindi in sostanza ritorna in campo un altro fastidio. E qui abbiamo 3 bustine. Intanto ce le apriamo così smezziamo un po'. E poi andiamo a vedere le altre 2 carte variant che sono sempre uguali in coppia. Partiamo subito con Venterrore, il signore della battaglia. Super rara. La Expo l'abbiamo già vista nel Mega Pack Opening di 55 buste. Però un po' di sbustate ce le facciamo volentieri. Potere dei Guardiani, la bellissima Danza Dai. Divertentissima. Terza bustina, andiamo avanti con Altergeist Extia, seconda edizione speciale. Vediamo se troviamo, eccola qui, la seconda ondata di carte. Le carte in coppia sono quelle, sono fisse, non cambiano, trovate sempre un'anteprima e una delle due carte ristampate. Qui avete già visto la seconda e poi adesso vi facciamo vedere bene cosa fanno. Richiamato dalla tomba, che è una magia rapida, molto forte,
Scegli come bersaglio un mostro nel cimitero del tuo avversario, bandiscilo e, se lo fai, fino alla fine del prossimo turno, i suoi effetti sono annullati, così come gli effetti attivati e gli effetti sul terreno dei mostri con lo stesso nome originale. Quindi una sorta di simulatore di effetto in formato magia rapida. E poi abbiamo lui, il ricercatissimo Psi struttura attrezzatura gamma. Un mostro molto forte che ha rivisto i tavoli da gioco ultimamente, insieme ovviamente al suo amico pilota, che chiama quando viene evocato specialmente, non controllando mostri, in questo caso annullando l'effetto di un mostro. Quindi si annulla e richiama il pilota da qualsiasi zona tranne dalle bandite, perché poi se non verrà utilizzato verrà bandito, per poi fare eventuali sincro, dato che è un tuner come tutti i psi struttura. Carte uscite in piloti ad alta velocità, quindi questa è la prima ristampa di gamma che era super super richiesto. E qui abbiamo sciacallo, mitica bestia e manifestazione altergeist, quindi 4 promo da non perdere. Anche il giallone, che sembra inutile, è carino nella sua versione foil. Qui abbiamo The From Metaltron. Avanti. Accensione settore di avvio ultra rara. Adesso ci apriamo direi tutta la collezione come minimo. Più o meno in un box si trovano tutte le carte nella stessa quantità, tranne rare eccezioni, ma vabbè, succede in una stampa, eh. Primo battito e piccola chimera pigra, sempre del filone dei mostri revival delle prime espansioni in versione Link. Genio Clifford e Altergeist Extia. La bustina ha fatto una brutta fine. Ecco qua, apriamo la bustina caduta. Bustina cascata, bustina fortunata. Beh, c'è una ultra che è Garuda mitica bestia, accompagnata da Arcidemone Re Maestro. Bene. Questa edizione speciale abbiamo trovato 2 ultra rare. Un altro richiamato dalla tomba. Noi stiamo cercando una carta in particolare, che non è sicuramente Altergeist Extia, che abbiamo già trovato in 3 copie. Ma un altro Link. Electrumite per la precisione. Overtex Qualtus. Questa carta è fortissima nel mazzo dinosauro. Allora, vediamo un po'. Via un po' di cartacce. E qui un'altra ultra Resciacallo mitica bestia. Molto bene. Le secret si stanno facendo attendere. Siamo al giro di boa. Avram. Ecco qua. Primo battito e gloria dei nobili cavalieri. Direi che possiamo fare velocissimi. Curioso, il sovrano fedele della luce, super rara. Questa è un'altra carta molto utile per il fedele della luce che ritorna in gioco. E rara segreta, Mech Cavaliere Cielo Blu. Questa è carinissima, ragazzi, davvero bella. Siamo contenti di averla trovata. Speriamo di trovare altre rare segrete, perché è molto probabile. Quindi non tirarmi la zappa sui piedi. Ok. Qui abbiamo primo battito, che ormai è anche il terzo battito, non l'ultimo, non il primo. Poi un'altra secret e il ritorno, il successore di Ritorno Totale. Manifestazione Altergeist, Genio Clifford. Qui abbiamo un altro richiamato dalla tomba. Le bustine nell'edizione speciale sono al limite, ovvero non sono prima edizione. Venterrore Nucleo e Diavolo della Tasmania, come rara. Qui, un po'. Super rara, Zephyr Metaltron e Genio Clifford, come rara. E qui abbiamo un ultra rara, Mech Cavaliere Spettro Supremo, con cicatrice eredità del mondo, che è anche la promo dello sneak peek. Ultra rara. Ogni volta che andate allo sneak peek vi daranno una carta speciale ultra rara.
La prossima è stata appena spoilerata, che è Mostro Resuscitato Resuscitato. Non vi voglio dire niente. Si chiama proprio così. Quindi sicuramente vi piacerà. Piccola chimera pigra, curioso sovrano fedele della luce. Lo sneak peek è un torneo di presentazione in anteprima delle nuove espansioni. Si fa per ogni espansione nuova che esce regolare. Ex è il codificatore trasmittente, quindi tutte le espansioni del filone come forza estrema. Forza estrema, distruzione del circuito, codice del duellante. Evoluzione 20 errore come super rara. Un Mech Cavaliere. Speriamo di trovare questo Electromite. Speriamo bene. Nucleo. Ok. Qui abbiamo il 20 errore, il signore della battaglia. E ce ne può essere solo uno. Effettivamente ne abbiamo trovato solo uno, quindi va bene così. Allora, ultima bustina speciale. Vengo qua. Altre tre buste di forza estrema. Ce ne può essere solo due. Un'altra. Poi manifestazione Altergeist e ultima bustina. Fateci sognare. Ah, 20 errore signore della battaglia, super rara. Va bene, questa è stata Forza Estrema Expo edizione speciale. Metteteci like alla pagina Facebook, like ai video, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciateci una recensione se vi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie mille e alla prossima puntata. Ciao! Oggi facciamo un... The King of Games. Oggi... Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.